Ciao a tutti amici! Giorno siamo andati a comprare le cose, mi sembra che era Costco, e vendevano i semi di canapa. Ma hemp. Allora gli ho detto a un mio conoscente: senti, ma sti semi qua? E gli ho detto: ma la canapa e la marijuana? A me mi sembrava strano. No, la canapa è un altro modo per dirla, no? E invece ho guardato, no, sono due famiglie diverse. Quindi, se voi prendete quei semi di canapa che vendono per mangiare, è una roba vegana, no? Perché si sa, i vegani sempre robe semplici. I semi di chia. I semi della canapa si mangiano, un panino con i semi della canapa. Allora io ho pensato, adesso li pianto perché la foglia è uguale a quella della marijuana, no? E diciamo che ho pensato, adesso la prendo, la pianto, però dopo leggendo su internet ci sono due cose. Uno, li vendono i semi però devitalizzati, quindi neutralizzati. Probabilmente non cresce niente. Due, è illegale piantarla, anche se non la puoi fumare, non puoi farci niente, non ti puoi fare i biscotti, non puoi fare la tisana, non puoi fare la pasta asciutta, la lasagna, il pollo arrosto, tutto. Non la puoi, pensa a te. Io volevo farla, volevo vederla com'è la foglia, dato che io non, queste cose non le faccio. Però sarebbe stato bello, no? Evidentemente la fanno illegale perché dopo ti confonde, dopo la gente pensa che siano quelle vere, però è bello perché la foglia è uguale. Dai, io adesso la compro e la faccio dentro casa. Cioè, farla dentro casa non c'è problema. Abbiamo le lampade, accendiamo. L'unico problema è che quando l'hai fatta, cosa te ne fai? Non puoi certo farci una foto. Perché la cosa bella è farci la foto e farla vedere su Facebook o su Twitter. Però appena la metti, tac, arriva la polizia a casa. Poi pensa a te che storia, pensa che stupidata finire in prigione per una cosa che non è manco quella. È come finire in prigione per aver mostrato una pistola finta, cosa che può succedere benissimo. Se voi pigliate una pistola giocattolo e gli togliete il tappo arancione è illegale e potete finire in prigione. Però in Italia non ti fanno niente, vuoi che ti metti in prigione che hai tolto il tappo rosso? In America subito. Sì, diciamo che in America noi abbiamo sempre dei controsensi incredibili. Cioè, secondo me, se fai vedere una pistola vera su Facebook, non va benissimo. Se fai vedere una pistola finta con il tappo tolto, vai in prigione. Ovviamente bisogna far notare, perché lì proprio hai infranto la regola. Nell'altro caso non hai infranto niente. Però ovviamente bisogna dimostrare, far vedere che quella è una pistola giocattolo. Oppure non, magari non giocattolo, ma tipo quelle lì a salve, no? Non lo so, no? Tipo, mi ricordo, sì, io mi ricordo che, cioè, mi ricordo, cioè, ce l'ho a casa, mi ricordo benissimo che a casa c'ho una 40, 44 Magnum fatta a Brescia che ho comprato qua in America e al tappo rosso e l'avevo oscurato, no, per fare dei video e poi mi ha detto guarda che è illegale. Oh, capuzzo, allora per fare il video adesso mi compro una pistola vera. Così non è illegale e è tutto legale. Olè, giustizia è fatta. E questo è quanto, amici ascoltatori. Adesso domani non voglio assolutamente perdermi la puntata della zanzara di domani, che siccome stamattina ieri è morto Provenzano, hanno detto che vanno a chiamare i parenti di Provenzano a portare cordoglio e grandissime parole di dolore. Era un grand'uomo. Quando c'era le cose funzionavano, i ponti esplodevano. E quello è bello, dai, simpatico. Oggi ho sentito una puntata e mezzo, mi scoppia la testa, eh. Dovrei spararmi subito un ASMR. Era da un po' che non parlavo di ASMR, no, io guarda, io li sento tutti i giorni, eh. Ma capuzzo, per quello che faccio un incidente. Io li sento tutti i giorni quando lavoro, perché quando lavoro voglio la concentrazione e sento a ripetizione, sempre so. Poi quello che mi piace, che vabbè, oggi non l'ho sentito. Quello del dentista, il dentista è il top,
siamo al top. E quello mi rilassa, mi rilassa, mi concentra. Non sento quella che tossisce, quella che urla al telefono, quella che va in dark cool. Questa volevo citare una citazione. Allora, questo qua. Allora abbiamo sbombolato così tanto la zanzara che adesso mi ci vorrebbe un SMR per rilassarmi. Oggi cos'è che parlavano? Vabbè, c'erano i topi a Tor Bella Monaca, poi c'era... Ah, è diventata un po' virale la Marcella, la signora della boutique del KKK a Roma. Sarebbe bello sapere la boutique, perché mi vorrei andare a comprare un cappuccio bianco e anche le torce. Perché poi ne ha chiamato un'altra... sì, diciamo, la vicenda è un po' delicata, sempre questo razzismo. Diciamo che Giuseppe dice che in Italia non c'è razzismo. Secondo me in Italia c'è, punto e basta. Cioè, adesso sta storia qua degli immigrati c'è ancora maggiormente. C'è sempre stato. Ci stava prima con i napoletani, ci sta adesso con i rumeni. E lui dice non c'è razzismo. C'è razzismo. Cioè, voi non siete razzisti. Io sono razzista di brutto, dai, basta. Io sono razzista, però... Te adesso mi stai dicendo, Beppe, che se vedi gli zingari per la strada, quanto siete bravi, quanto siete poveri. Sì, ma non lavarmi il vetro. Ti fai lavare il vetro e gli dai anche i soldi, dai, non ci crede nessuno. Perché poi zingaro, che diciamo, com'è che si chiama, Rom. A me Rom mi sta un po' sulle palle. Cioè, non tanto che se ne sta lì nel campo, poi il fatto che non ho campi vicino, se ne sta lì sotto il ponte, stai dove ti pare. Ma a me mi sta sulle palle che io sto guidando. Adesso mi sto immedesimando in voi, perché da noi lavorano. Da noi non è che arrivano qui con la roulotte e dicono allora qua andiamo noi e non ci piace fare i nomadi. No, da noi vanno a lavorare. Allora, no, diciamo che da noi da noi non ci sono. Ah no, aspetta, effettivamente un po' di mesi fa ne avevo visti alcuni, non so quelli, ma da noi non ci sono. Punto uno, perché da noi non abbiamo il Montenegro attaccato, non abbiamo questi paesi da dove vengono, non abbiamo i gitani, non abbiamo la Spagna, non abbiamo questi. Ma c'è qualcuno, una minimissima parte, perché poi quelli che vengono lavorano di brutto. Allora, comunque, io mi immedesimo a voi, siete lì al traffico, voi mi ricordo quando ero in Italia, arrivava questo qua, lavo vetro, no, non lo voglio lavare, non perché non mi piace che il vetro lavare, perché non ti voglio dare dei soldi, perché ti devo dare dei soldi? A me le persone che stanno ai semafori americani, con la scritta help, 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 mi stanno sulle palle, perché star lì 20 ore tutti i giorni, 10 ore tutti i giorni al semaforo, mi sembra molto più facile, palloso finché vuoi, il caldo, ma molto più facile che andare a cercare un lavoro normale. Cioè, perché vuoi che adesso, soprattutto noi americani, soprattutto in America, vuoi che uno non riesca a trovare lavoro? Il lavoro c'è in America, solo che non lo vuoi fare. Però tra stare, adesso ovviamente io se fossi disoccupata, neanche a me piace andare a lavorare, a mettere le buste nei sacchetti al supermarket, la roba, quello prendi pochissimo. Io non so quando prenderai lì, ma lì sei proprio lo scarso. Il fare il cameriere al ristorante americano, stare al McDonald's, lì lo scarso, proprio la paga più bassa che c'è. E poi lavori di brutto, insomma è brutto. Però tra quello e stare sul marciapiede tutto il giorno a scassare le palle, vedi che non c'hai voglia di andare a lavorare, basta. Adesso ci può stare l'amico, ci sono moltissimi barboni che stanno sul marciapiede così, che hanno problemi mentali, anzi la maggior parte secondo me dei barboni hanno problemi mentali, perché non è possibile che uno possa stare lì, dormire sul marciapiede tutto sporco tutto il giorno. E ce ne sono un sacco. Però comunque il discorso lo sto facendo più americano, perché magari